Io sono Luigi Zanella, sono di Synergis, del gruppo Deda Group. Noi ci occupiamo di informazione geografica e questo intervento l'ho tagliato su questo tema, quindi l'ho progettato per raccontarvi, per farvi vedere un attimo qual è lo stato dell'arte nel campo dell'informazione geografica. Forse esageriamo, però noi riteniamo che tutto quello che succede in una città alla fine si riferisca al territorio, no? Quindi il territorio per noi è l'elemento di raccordo ultimo di tutte le informazioni che ruotano attorno alla città. Il sistema informativo geografico, che è la tecnologia che sta alla base della rappresentazione digitale del territorio, è lo strumento con il quale le informazioni territoriali vengono gestite e vengono organizzate all'interno degli enti. Sul territorio lavorano, si muovono una moltitudine di attori, no? Oggi, questa mattina abbiamo sentito diversi interventi, anche l'intervento che mi ha appena preceduto. Quando si parla di smart city si intendono soggetti che interagendo sulla città scambiano informazioni, lavorano insieme per ottenere dei risultati, lavorano individualmente per ottenere dei risultati, e ci sono un sacco di soggetti che sul territorio originano informazioni e al territorio vogliono agganciare informazioni. Quindi l'informazione geografica, dal nostro punto di vista, per questi attori, che ripeto sono una moltitudine, l'elemento di raccordo, l'elemento di integrazione è costituito dalle basi geografiche, dalle informazioni digitali geografiche. Ecco, si potrebbe smarcare il discorso dicendo: beh, c'è Google Maps, siamo a posto, che cos'altro serve, no? Guardate, questo è un estratto da questa parte dell'immagine di Google Maps ripresa in corrispondenza delle due torri di Bologna, e l'immagine a fianco è un'immagine diciamo professionale della stessa porzione di territorio. Vedete, nell'immagine di Google l'incrocio che sta sotto le due torri c'è due volte, vedete la segnaletica che è rappresentata due volte, perché Google costruisce le sue mappe con degli automi, no? Prende immagini telerilevate, prende fotografie da tutte le fonti possibili e immaginabili per cercare di costruire una visione completa del pianeta, più completa possibile del pianeta, però approssima ovviamente per la dimensione la realtà. E nell'approssimarla compie errori, nella costruzione di queste immagini, compie errori che non sono gestibili, non sono supportabili per la gestione della città, per pianificare la città, per agire sulla città, per collocare reti tecnologiche sulla città. Quindi è soltanto attraverso l'interconnessione, cioè attraverso la creazione di meccanismi di interoperabilità fra coloro che sul territorio operano in maniera professionale, che si riesce ad avere una rappresentazione della città fedele, sulla quale si possa scommettere. Nessuno di voi si affiderebbe ciecamente a Google Maps, no, per andare a individuare un luogo. Serve per orientarsi, per capire dove ci troviamo, okay? Serve per avere un'idea di come è fatto il territorio. Però oggi Google Maps c'è, e c'è per tutto, okay? Mentre le mappe affidabili, precise e accurate non ci sono per tutto. E soprattutto queste mappe non sono a disposizione di tutti, cioè è difficile averle, no? Le mappe affidabili. Allora, noi abbiamo individuato due pilastri per riuscire a costruire una base di conoscenza condivisa, no? Per avere una base di conoscenza condivisa sulla quale costruire la Smart City. Una è quella dell'anagrafe comunale degli immobili e la seconda è quella dell'espansione, dell'utilizzazione degli open service standard. Vediamo che cosa intendiamo con anagrafe comunale degli immobili. Tutti i comuni, io mi rivolgo in questa mia presentazione soprattutto alle pubbliche amministrazioni, tutti i comuni, le associazioni di comuni, le province, i territori regionali gestiscono le rappresentazioni del proprio territorio, hanno le cartografie con le quali seguono l'evoluzione del proprio territorio. Una parte particolarmente importante di queste basi di conoscenza è la descrizione degli immobili. All'interno della descrizione degli immobili sono calate informazioni tipo l'indirizzo, il numero civico, l'identificativo catastale, foglio mappale subalterno e la coordinata in cui si trova l'immobile. Ecco, utilizzando queste tre chiavi che ho appena nominato, noi possiamo agganciare una moltitudine di banche dati, una moltitudine di informazioni alla mappa in maniera praticamente automatica, no? Quindi nell'esempio che vedete qui, al foglio e al mappale è possibile collegare la tanto odiata IMU e ICI, però se quella tassa è da pagare, poi bisogna anche farla pagare a tutti. L'IRPEF,
i dati di proprietà, le informazioni relative alle utenze elettriche, le pratiche edilizie, eccetera. All'indirizzo è possibile raccordare la popolazione residente, le attività commerciali, le imprese, gli alberghi, i ristoranti e chi più ne ha più ne metta. Alle coordinate è possibile rapportare la pianificazione urbanistica, quindi come sarà la città domani, okay? Come si trasformeranno le varie zone dove è ancora possibile costruire negli anni prossimi, dove sono collocate le reti tecnologiche sul territorio, no? Quindi con queste tre semplici chiavi che i nostri enti locali gestiscono, no? In Emilia-Romagna, io conosco il territorio molto bene, il territorio dell'Emilia-Romagna, ma anche altri territori come la Sardegna, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, hanno basi cartografiche e gestiscono questa tipologia di informazioni. Rispetto a queste tutto si raccorda. Che cosa si ottiene con questo? Si ottiene il fatto che le banche dati che all'interno degli enti locali sono gestite per compito di istituto, come l'anagrafe della popolazione, diventano sensori. Appena un bambino nasce e viene registrato in anagrafe, il fabbricato in cui questo bambino andrà ad abitare ha un carico antropico maggiore. Okay, quel bambino produrrà rifiuti più di prima, no? In quell'appartamento si consumerà più energia, in quell'appartamento ci sarà bisogno di più calore, eccetera eccetera, no? Quindi il sensore anagrafe della popolazione, che è già in funzione presso tutti i comuni della nostra nazione, è un sensore ed è in grado di dire come la città si sta trasformando solo se l'anagrafe della popolazione è raccordata al territorio, no? È raccordata alle basi geografiche. Quindi in questo disegnino che vedete qua, la città come ce la immaginiamo noi, riferita, collegata al territorio, vede una serie di sensori che sono quelli che si muovono all'interno dell'ente locale e che registrano i nuovi fabbricati che nascono, che registrano i bambini che nascono, le persone che muoiono, le attività commerciali che si aprono, le imprese che si spostano, eccetera eccetera, che si affianca con le stesse informazioni che vengono raccolte ad esempio dalle aziende di pubblica utilità, che registrano il fatto che è stato attivato un nuovo contatore, che da quel contatore viene erogata una certa quantità di energia. Parlavamo questa mattina dei contatori elettronici. Dalle utilities che raccolgono i rifiuti sulle strade, fino ai sensori che oggi piano piano pervaderanno le nostre città, quindi i pali intelligenti e così via. E tutte queste informazioni devono essere rese disponibili, e qui vengono gli open services, a coloro che l'intelligenza sul territorio la fanno. Gli open services, questo è uno schema, sembra un po' tecnico, però in realtà non lo è così tanto. I comuni, gli enti locali, le regioni, gli enti pubblici raccolgono informazioni di natura geografica, però la raccolta è policentrica, cioè la realtà dei fatti è che la città, non è la Smart City, non è governata in un'unica stanza in cui si raccoglie tutto. Ma la città è governata in maniera policentrica, c'è la protezione civile, ci sono i vigili urbani, ci sono quelli che rilasciano le autorizzazioni per l'edilizia, c'è la società dell'elettricità, quella del gas, quella dell'acqua, eccetera eccetera, i vigili del fuoco, la regione, insomma ci sono tantissimi attori che si muovono sullo stesso territorio, ognuno con i propri compiti, quindi non c'è uno che fa tutto, ma ci sono tante intelligenze che si muovono. Ciascuna di queste intelligenze raccoglie banche dati per svolgere il proprio compito, raccoglie fonti informative per svolgere il proprio compito. Quindi abbiamo da un lato il comune che ha la mappa degli edifici, delle strade e dei numeri civici, e dall'altra parte abbiamo la società del gas e dell'acqua che raccoglie sullo stesso territorio le informazioni relative alle reti tecnologiche e alle utenze. Poi abbiamo la regione che dello stesso territorio raccoglie le caratteristiche della vegetazione, no? Le caratteristiche geologiche del suolo nel quale cadiamo. Quindi abbiamo tanti soggetti che stanno producendo informazione geografica che però oggi ancora non interoperano. Quindi riprendo la frase, lo slogan prima del professor Falciasecca sull'importanza dell'interoperabilità. Ecco che qui entrano gli open services, quindi piattaforme tecnologiche, che sono quelle delle quali ci occupiamo noi, che mettano a disposizione l'informazione geografica e collegata all'informazione e le informazioni collegate all'informazione geografica, quindi la collocazione dei residenti, la collocazione delle imprese, la collocazione degli immobili, eccetera, fra i vari soggetti. E qui noi siamo molto fortunati perché
Il processo di standardizzazione nel nostro campo è cominciato quasi 20 anni fa, quando un istituto che si chiama OGC negli Stati Uniti ha capito l'importanza di rendere le banche dati, le informazioni relative alla conoscenza del territorio interoperabili fra di loro. Bene, questo processo di standardizzazione oggi è diventato standard ISO, quindi esistono degli standard ISO a livello globale, quindi ovviamente si applicano anche al nostro territorio, con i quali si interopera, che regolano il modo in cui una pubblica amministrazione, un comune, per venire al nostro mondo reale, deve, può rendere disponibili i propri dati agli altri. Quindi io che gestisco le foreste e sono la regione, oltre a tenermi i miei dati nei miei database, se io li pubblico verso gli altri attraverso questi servizi standard, faccio vedere come sono fatte le mie informazioni agli altri e gli altri non hanno bisogno di chiedere a me come sono fatte le informazioni, è il fatto di pubblicarle in maniera standard che automaticamente le rende utilizzabili dagli altri, no? Cioè io non ho bisogno del il mio telefonino di configurarlo perché possa funzionare con gli altri, no? C'è un protocollo di comunicazione fra i telefonini che li rende automaticamente interoperabili. Ecco, nell'informazione geografica succede esattamente questo ed è importante questo meccanismo perché quelle applicazioni di cui si parlava, diciamo, nel consesso di questa mattina come di applicazioni future, cioè che sogniamo, questa mattina avete visto la presentazione di Carlo Ratti, ci ha fatto vedere cose che sono, diciamo, non ce la faremo mai ad arrivare fino là, no? Invece noi abbiamo già la possibilità alla nostra portata di realizzare questo tipo di applicazioni e molte di queste applicazioni sono già state realizzate, sono già in opera all'interno dei vostri enti e devono essere pubblicizzate, scambiate, rese disponibili reciprocamente, perché il modello che si sta creando adottando diciamo questo paradigma dei servizi aperti è quello che vedete rappresentato in questa figura, cioè se diversi soggetti espongono ciascuno i propri dati in maniera standard, quindi le foreste, l'assessorato alle foreste della regione pubblica le informazioni relative alle foreste, il comune pubblica i dati relativi ai propri immobili dove abitano i cittadini, la protezione civile pubblica i propri dati in maniera aperta, le aziende di pubblica utilità pubblicano i propri dati in maniera aperta, ecco che è possibile realizzare applicazioni tipo quelle che vedete scritte in questo schema. Abbiamo presentato proprio la settimana scorsa la chiusura di un progetto europeo dove abbiamo, integrando informazioni che provenivano da dati meteo e caratteristiche vegetazionali del suolo, un modello che prevede dove si estende un incendio che è stato innescato in una determinata posizione, no? Sapendo come è fatto il territorio, che forma ha e qual è il meteo, quindi qual è la direzione del vento, qual è l'umidità e quali sono le caratteristiche meteo, è impossibile prevedere l'andamento di un incendio. Per poter fare questo bisogna però di dati che vengono da diversi posti, che è impensabile che possano stare tutti sotto la mia scrivania, perché sono dati che cambiano continuamente, quindi deve essere possibile agganciare alle varie e vari produttori di informazioni questo algoritmo in modo che possa girare nel momento in cui serve con le informazioni più fresche disponibili. Altri tipi di applicazioni, è l'ultima slide, altri tipi di applicazioni sono l'analisi degli effetti di un'esondazione, l'urbanistica partecipata, quindi fare piani che di nuovo condividano informazioni che vengono da diversi soggetti, quindi non solo informazioni che nascono dal cilindro del comune, ma che integrino i dati che provengono dai diversi soggetti, quindi da una descrizione oggettiva del territorio nel suo insieme. Gestire gli eventi atmosferici, quindi poter prevedere segnali d'allarme utilizzando dati meteo in maniera intelligente. La ricerca evasione, che è una cosa poco sexy ma che è assolutamente necessaria affinché i bilanci che piangono dei comuni possano avere le entrate corrette. E poi ci sono le informazioni di natura globale, quelle che arrivano da soggetti che producono dati tutti i giorni, come TomTom, che continuamente butta in rete informazioni sullo stato del traffico, che devono finire all'interno di questo meccanismo. Chiudo con uno slogan, cioè noi siamo assolutamente convinti che se l'informazione digitale del territorio viene utilizzata all'interno delle pubbliche amministrazioni sfruttando le potenzialità che questa informazione ci dà, sia davvero possibile ridisegnare il funzionamento delle nostre città. Grazie per l'attenzione.
Grazie. È stato perfettamente nei tempi. Intanto